Ciao ragazzi e ciao ragazze, sto facendo un video per un'amica per farle vedere come funziona l'aggeggio degli dèi, praticamente, come si può dire, proprio l'attrezzo che vi svolterà la vita. Quindi, siccome devo fare questo video per due amiche, tanto vale farlo in generale, così lo vedete anche voi. Praticamente, cos'è? Questo qui è il famigerato coso che fa i boccoli senza bisogno di utilizzare il calore. Ora vedete i capelli già parecchio abboccolati perché l'ho fatto ieri sera. Calcolate che viene anche da capelli completamente lisci. Cosa dovete fare? Dovete pettinare bene i capelli, poi piazzare questo sulla testa qua così, cercando di mettere questi due più o meno pari, ok? Io ci metto delle mollettine qualunque, ne piazzo una qui e un'altra qui, così lui sta fermo e non si muove. Poi io, nel dubbio, visto che di notte mi muovo parecchio, ce ne aggiungo un paio, tipo ne metto un'altra qui e un'altra qui. Ovvio, non sono Bella Rodriguez, quindi conciata così faccio ridere, ma sti cazzi proprio, perché per avere i capelli a posto, ma chi se ne frega. A questo punto si prende, parti da un lato, prendi una ciocca della dimensione che preferisci, io faccio una ciocca un po' più ampia ora, cioè nel senso, così non faccio delle ciocche microscopiche, poi se volete ricci piccoli fate delle ciocche più piccole. Prendete la prima ciocca, la girate e poi ogni volta che tornate indietro ne acchiappate un'altra. Altra ciocca, la unite alla prima e andate avanti e fate questa cosa finché non finite tutti i capelli della metà nella quale state lavorando. Io magari potevo anche dividerli un attimo prima. Ok, quindi sta cosa si fa così e si va avanti, raga, semplice proprio come pochi. Praticamente quando finite sembrate una delle sorelle di Fantaghirò. Non so se ve le ricordate, Caterina e Carolina. Uguale, proprio stessa capigliatura, vi viene lo stesso look. Però se questo fa sì che il giorno dopo io non debba utilizzare la piastra, io, Carolina e Caterina tutta la vita, cioè, perché non mi voglio rovinare i capelli, basta. Quindi, a questo punto, dopo aver girato tutto, acchiappate lo scrunchie che è in dotazione con l'aggeggio. Io sto coso l'ho pagato 6 euro su Amazon, raga. E poi, una volta fatto girare fino in fondo, all'ultimo giro io faccio così, piego anche la puntina, tac, e un lato è fatto. Ora andiamo dall'altra parte, cerco di sbrigarmi, se no mi scade il tempo, anzi saluto e faccio l'altra parte, bacio! E rieccoci qua per il secondo round. Per chi ha visto la prima parte, rifacciamo i boccoli anche da questo lato. Quindi il coso dei miracoli, prendete la ciocca, ci girate intorno alla ciocca, una volta girata ne acchiappate un'altra, una volta girata la seconda fate un altro giro e ci tornate di nuovo. E andiamo avanti così fino a che non finiamo i capelli. Io ne ho 4, quindi sono abbastanza veloce. Per chi ha tanti capelli sicuramente ci vorrà un po' di più. Io devo dire la verità, non è che sono proprio super chioma, cioè sì, ne ho capelli, però ne avevo molti di più 20 anni fa. E continuo ad andare avanti a girarmi le mie meravigliose ciocche. Raga, sto coso è veramente la svolta, io non credevo, ma è veramente adatto anche alle più impedite. Chiunque può farsi i boccoli in questa maniera, perché è veramente, veramente super, super, super facile, raga. Cerchiamo di farli morbidi uguali, aspettate che mi sa che ho stretto troppo da sta parte, torno indietro, li allargo appena perché non voglio che un lato sia più largo rispetto, cioè più morbido rispetto all'altro, sennò sembro una matta, e vado avanti. Vedete che ci ho messo 3 secondi a toglierlo e rifarlo, veramente una cavolata, proprio come direbbe Clio, per le ciompe proprio. Una volta girato fino in fondo, che vi rimane giusto un ciocchettino ridicolo, acchiappate lo scrunchie in dotazione e rilegate la parte finale in questo modo. Girate fino a che avete stoffa e poi all'ultimo piegate anche la puntina. E vi ritrovate così, col look di Carolina e Caterina di Fantaghirò. Per chi è degli anni 80 come me sa di cosa sto parlando, gli altri rimarranno nel dubbio. Bene raga, vi farei anche domani un video così vedete anche il risultato. Besitos, ciao!